Due anni fa, era una sera di fine maggio, inizio giugno. Io sono uscito dall'ufficio che abbiamo qua in via Beato Ungaro per la continuazione di questa via e guardando per l'aria c'era, sapete, a giugno che si sente che l'aria cambia, un profumo particolare, ci sono dei toni, i colori cambiano, comunque ancora l'aria è frizzante e non c'è quel viscolo che poi arriva quando c'è l'afa. E quindi ci sono queste serate meravigliose, questi tramonti meravigliosi. Io, uscendo appunto alle 8 di sera dall'ufficio, mani in tasca, ho detto vado a bermi qualcosa verso la Contrada Grande e guardavo per aria. E guardando per aria così, con queste mani in tasca, ho detto ma che meraviglia questi affreschi. Non è che non li avessi mai visti. Sono sempre stati qua gli affreschi, sono qua da 500 anni. Quindi li ho visti tutti i giorni passando a dare l'ufficio. Ma quella sera li ho visti con occhi diversi. Quando ho visto questi affreschi ho detto ma io che lavoro faccio? Faccio il critico enogastronomico e quindi perché non mettere insieme affreschi 12 piatti, ma abbiamo un territorio dei vini e quindi anche 12 vini.